tra la Pyramids Torino e il Ponte Casa d'Aste Milano. Presentiamo prima la squadra ospite. E allora buonasera alla numero 1, Serena Pignetti. Numero 2, Elena Riccardi. Numero 3, Rihanna Mario Lucchi. Numero 4, Francesca Rosso. Numero 5, Pietro Cacciano. Numero 8, Alice Quarta. Numero 9, Costanza Coe. Numero 10, Dario Polizzi, capitano. Numero 14, Roberta Santos. Numero 19, la Sardini. Capo del Natore, il signor Emanuele Petrani. Il Ponte di Casa d'Aste, Milano. Numero 4, Giulia Rossi. Numero 5, Stefania Guardieri. Silvia Gottardi, capitano. Numero 8, Lumia Kurevic. Numero 9, Federica Gottardi. Numero 10, Giulia Mattenini. Numero 11, Claudia Colli. Numero 12, Carlotta Falcone. Numero 18, Loriana Valli. Numero 19, Alessandra Carastri. Numero 14, Dalia Colella. Numero 15, Alice Taverna, con i ragazzini del mini basket dei Tigers. Gli arbitri di questo incontro sono il signor Paolo Benatti di Vidola Modena, il signor Gianluigi Giancetti di San Marino. Buona partita! Amici ed amiche della Grande Pallacanestro, buonasera dal Pala Giordani, prima giornata di ritorno Lega 2 femminile, partita importantissima qui al Pala Giordani tra la Pyramids Torino, squadra ospite, e il Sanga Milano targato Ponte Casa d'Aste. Una Torino che arriva qui a Milano dopo la sconfitta con il Geas Paddy Power Sesto San Giovanni, e quindi dovrà naturalmente cercare di far di tutto per rimanere in testa alla classifica, solo una partita persa per Torino. Dall'altra parte il Ponte Casa d'Aste Milano in lotta, in continua lotta ad ogni partita per cercare di raggiungere questo fatidico quarto posto per la pool promozione, quindi partita delicatissima. La nostra squadra, formata in regia da Matteo Rigoni, con me al commento tecnico il graditissimo ritorno di Giovanni De Rosa, e poi un ringraziamento al team manager del Sanga Milano, Max Viggiani, e a Marco Taminelli, responsabile della comunicazione. In presentazione, e lo diciamo Giovanni chiaramente, ci siamo clamorosamente dimenticati di chiamare coach Franz Pilotti, ma naturalmente qui lo conoscono tutti, anche i torinesi, quindi il problema si pone fino a un certo punto. E quindi un saluto prima dell'inizio della partita a Giovanni De Rosa, agli spettatori di Lombardia Sat, canale Sky 908, che potranno vedere la partita il prossimo martedì dalle 19:15 in poi. Buonasera a tutti gli amici telespettatori di Lombardia Sat. Partita importantissima, come ha detto Walter, fra Milano in lotta per il quarto posto, quindi accesso ai playoff, e la Pyramids Torino in testa alla classifica con l'altra lombarda Geas Sesto San Giovanni. Due squadre diverse fra loro. Torino che basa tutto sulla velocità e sulla gioventù, Milano squadra un po' più di esperienza, che viene da un'esaltante vittoria del derby contro Carugate, che dovrà stare sulle spalle di Maffinini e Capitan Gottardi per cercare di ribaltare il meno 51 dell'andata.
meno 51 dell'andata, punteggio clamorosamente pesante per il Sangha Milano. Ma vediamo subito i quintetti in campo. Milano parte con il playmaker titolare Giulia Rossi, poi al salto a due Alessandra Calastri, Dunja Vujovic e naturalmente Maffenini e il e Capitan Gottardi. Palla nelle mani di Milano che clamorosamente perde subito il primo pallone. Briano Rourke ad impostare il primo gioco d'attacco per Torino, esce dei blocchi Alice Quarta, subito tiro pesantissimo di Santuz, ferro interno per lei, ma Fenini già dall'altra parte del campo, come sempre transizione velocissima per il Sangha Milano, quando, almeno quando la palla è nelle mani di Giulia Maffenini, cerca di impostare il gioco Silvia Gottardi, palla ferma per parecchio tempo, chiama il pick and roll con Alessandra Calastri, buono il gioco a due tra Silvia Gottardi e Alessandra Calastri che finalizza questo pick and roll con un dolce appoggio alla tabella. Si riparte con Torino con Pignetti che gioca per linee esterne, Quarta a recuperare un pallone che rischiava quasi di andare perso. O'Rourke velocissima nei movimenti, Briano Rourke cerca un gioco per la numero 9 Costanza Cohen, palla che viene sfiorata da Dunja Vujovic e va a fondo campo, sarà rimessa per le piemontesi, se ne incaricherà Briano Rourke, gioca a liberare Santuz, palla persa per Torino. Solo due punti segnati dopo poco più di un minuto. Squadre ancora naturalmente che si stanno studiando, nel frattempo velocissima dall'altra parte del campo Giulia Rossi ad impostare, poi per linee esterne Dunja Vujovic, Maffenini dietro la linea di 6.75, gioca con Quarta, Franco bollata lei, Maffenini deve naturalmente qualche centimetro a Quarta e poi pulitissimo il gioco di Dunja Vujovic. Giovanni, sembra che almeno da quello che si vede nelle prime azioni, nei giochi sotto canestro e comunque con gli appoggi di tabelloni, il Sangha può certamente sfruttare le sue due lunghe che regalano parecchi centimetri alle avversarie. Naturalmente quando ci sono dei giochi così in velocità, le torinesi sono naturalmente una tra le squadre più pericolose del campionato. Beh, sicuramente il Sangha gode di una coppia di lunghe senza eguali all'interno del girone. Torino da suo canto risponde con un gioco da 5 esterne, due false lunghe come Riccardi e Cohen che possono mettere in difficoltà. Intanto ottima azione di Maffenini che confeziona il sesto punto, quindi Milano in vantaggio 6-2 su Torino. Maffenini che gioco, cerca di replicare Alice Quarta, Maffenini prende rimbalzo subito dall'altra parte del campo, fallo non sanzionato probabilmente di Serena Pignetti, i danni di Maffenini, ma ragiona Alice Quarta, gioco fuori dei blocchi per Maffenini, Vujovic all'altezza del tiro libero, sportellate con la numero 9 Costanza Cohen alla quale viene sanzionato un fallo, andrà in lunetta, anzi è già in lunetta Dunja Vujovic, 7.44, 6-2 per Milano. Torino che non è certo partita benissimo, finalizza il primo tiro libero Dunja Vujovic, nel frattempo dalla panchina milanese alcune indicazioni per Giulia Rossi. 2-2, ottima partenza per la lunga milanese. O'Rourke ad impostare, Franco bollata lei, Giulia Rossi sparacchia ancora da 7 metri, Santuz niente da fare, ma Maffenini rimbalzone, è già il secondo per lei, Rossi chiama il gioco, smista per linee esterne per Vujovic, Gottardi sulla parte sinistra del campo, servita Giulia Maffenini, le ruba palla Arsenio Lupin, Quarta, poi subito dall'altra parte del campo Riccardi, pasticcia Torino, palla buttata via, mani nei capelli di Manuele Petrachi, riparte Milano, Rossi, Calastri esce a prendere palla, gioca per Maffenini, non cerca il gioco in pick and roll, poi ancora Giulia Rossi, entrata stoppatone di Costanza Cohen che si scusa e aiuta l'avversaria a rialzarsi, sarà rimessa dalla linea di fondo, se ne incaricherà
probabilmente Capitan Gottardi per andare a servire una delle guardie, che siano Maffinini o Rossi. Nel frattempo la gradinata agitata a richiamare le proprie Benemini. Viene Maffinini, pasticcio, le scivola e la palla dalle mani dopo la rimessa, e sarà un'altrettanta rimessa dalla linea di fondo, se ne incaricherà la numero uno Pignetti, che ha già posto la palla nelle mani di O'Rourke. Ancora la palla sfiorata da Dunja Vujovic, che ha mani dappertutto, almeno in questo inizio. 6:40 da giocare, 8-2 per Milano. Rimessa la solita O'Rourke a mettere la palla in campo, probabilmente per Alice Quarta. Eccola servita su di lei Maffenini. Costanza Cohen dietro la linea di 6:75, viene a prendere palla O'Rourke, su di lei Giulia Rossi, le dà un metro, sparacchia O'Rourke, ferro interno per lei, riparte Milano. Giulia Rossi chiama schema L, O'Rourke su di lei, ma buon gioco il playmaker milanese, smista, buono il gioco a due, stoppatone per Santuz, ci crede ancora Maffenini, non, almeno ci sembra Giovanni, da questo inizio di gara non in condizioni fisiche clamorose. Giulia Maffenini ha già perso, mi pare, tre palloni. Nel frattempo sparacchia Costanza Cohen, niente da fare, sempre a due Torino, situazione non voglio dire difficile, ma insomma dopo 4 minuti abbondanti, al tiro anche Gottardi, polveri bagnate da una parte e dall'altra, punteggio direi abbastanza basso. Sì, punteggio decisamente basso, ma Torino è una squadra che riesce a produrre molto se è fatta giocare in velocità, fatta ragionare perde molto perché hanno un playmaker molto forte, che è però più realizzatrice che costruttrice di gioco. Dall'altro lato Milano sta sfruttando molto bene, come dicevi tu, i centimetri di Vujovic. Intanto canestro in post basso del playmaker O'Rourke. Sta sfruttando, ripeto, Milano molto bene i centimetri di Vujovic e Calastri, nonostante una Maffenini con le polveri abbastanza bagnate, autrice di due punti, ma 3-4 palle perse che per ora sono molto pesanti. Ricordiamo O'Rourke 1,72 m, non certo una lunga. Cambio nelle file del Pyramids Torino, esce la numero 1 Serena Pignetti, è entrata la numero 10 Capitan Domizzi. Palla ora che verrà rimessa da Silvia Gottardi per Giulia Rossi, che spinge dall'altra parte del campo, sempre O'Rourke a dare fastidio, ma buono il gioco della playmaker milanese. Palla dietro la linea di 6:75 per Dunja Vujovic, servita Capitan Gottardi, infrazione di passi leggerissima, ma è stata vista dall'arbitro, non si può dire certo che non ci fosse. Ripartirà Torino con una rimessa per O'Rourke, che chiama il gioco, a servire la neoentrata Domizzi, ancora O'Rourke, Rossi su di lei, ancora in posizione di post basso. Ha ragione lei, quando O'Rourke prende palla vicino a canestro ha buon gioco sicuramente davanti a Rossi. Maffenini a mille all'ora dall'altra parte e poi a servire, buono il gioco di Maffenini su Dunja Vujovic, che va a segno appoggiando dolcemente alla tabella Alice Quarta, che non si è ancora vista in questa partita. Santuz che prende palla e sparacchia già almeno la terza volta, Maffenini a 200 all'ora, esagera Maffenini probabilmente per la paura della stoppata. Passaggio baseball per Alice Cohen, non servita, è la solita O'Rourke che sbaglia l'impossibile, riprende palla. Difesa di Milano, Giovanni, almeno in questo frangente, totalmente inesistente. Decisamente inesistente, dovuta a un errore in contropiedi di Maffenini con la squadra che si è trovata sbilanciata in avanti. Gioco in velocità adesso, intanto fallo di Riccardi su Rossi nel tentativo di recuperare un altro pallone, ma Torino è una squadra che difende molto forte, se la lasci correre ti punisce. Abbiamo chiamato per diverse volte la numero 2 Riccardi Santuz, ce ne scusiamo naturalmente. Buono il gioco a due, ancora Maffenini che perde palla, velocissima dall'altra parte del campo Domizzi, gioco per O'Rourke, manuale della pallacanestro, sorpasso Pyramids, 6 minuti giocati, 11-10 per Torino. Situazione dove abbiamo visto Giovanni un 8-2 per Milano,
e poi con dei capovolgimenti di fronte velocissimi Torino è arrivata a canestro, direi soprattutto sfruttando il gioco in post basso di Urk, che essendo playmaker difficilmente potresti immaginare di trovare in quella posizione, ma col gioco sul piede perno ha avuto buon gioco, scusiamoci della ripetizione, su Giulia Rossi, è andata a segnare 4 punti con l'aiuto della tabella, e poi in contropiede altrettanti punti che hanno permesso a Torino di essere davanti a Milano. È un playmaker molto atipico, forte di gambe, con due spalle molto robuste, che spalle a canestro riesce ad avere sempre la meglio sulla pari ruolo, in quel caso Giulia Rossi, che nonostante una buona difesa subisce fisicamente. Per quanto riguarda Torino, ha stretto le maglie in difesa, 2 o 3 palloni sporcati da Cohen e Riccardi sulle penetrazioni di Maffeini, contropiede, come abbiamo detto in sede di presentazione, se fai correre Torino lì ti punisce una delle migliori squadre. Milano deve riprendere a giocare con calma, a sfruttare ancora il buon gioco fatto fino ad ora con Vujovic spalle a canestro, che sta per ora vincendo la sfida contro Cohen, una delle migliori lunghe del girone fino a questo momento. Riparte nel frattempo Milano con la solita Giulia Rossi, vediamo i parziali provenienti dal campo di Broni, infrazione di passi di Silvia Gottardi, chiama fallo che probabilmente c'era anche ma non sanzionato dagli arbitri. Cambio chiamato da coach Franz Pinotti, esce Giulia Rossi, entra in campo la numero 9 Federica Bottari, mentre riparte la Pyramids Torino. Dicevamo della partita di Broni, che in questo momento contro Selargius conduce 58-49. Riccardi gioca con Alessandra Calastri, niente da fare, dipende bene il pivot milanese subito dall'altra parte del campo con Capitan Gottardi in punta dietro i 6-75. Alessandra Calastri a servire Maffenini, esce dei blocchi Bottari, buona il gioco ancora per Silvia Gottardi, chiama palla Capitan Alessandra Calastri, niente da fare, buona la palla strappata da Dunja Vujovic, ci crede, difende di forza la numero 19 Clara Salvini, niente da fare, 2 buoni punti e buona prova fino a questo momento per l'ala milanese. Riccardi troppo lontano da canestro, gioco per Domizzi che non riesce ad appoggiarsi bene a tabellone, poi la numero 19 Clara Salvini, buono l'impatto appena entrata di Clara Salvini, prende palla e 2 punti importanti per la sua squadra e naturalmente per lei. Maffenini chiama palla Alessandra Calastri, non riceve, Vujovic chiama il buono il gioco tra sparacchia tabellone, purtroppo Alessandra Calastri, sembrava un appoggio abbastanza semplice, niente da fare, spreco un'altra occasione Milano, ora si sviluppa il gioco per Torino, ancora tira Riccardi, polveri non bagnate, bagnatissime per Elena Riccardi, cade Briano Rourke, che prende una botta, si sta toccando la bocca dello stomaco, rimane a terra, entra il medico della Pyramids, applausi da parte del pubblico, esce O'Rourke ed entra la numero 14 Roberta Santuz. Si ripartirà con una rimessa dalla linea laterale, palla nelle mani di Domizzi che andrà a rimettere per la numero 5, anche lei appena entrata, Chezia Di Giacomo, che avrà il duro compito di sostituire Brian O'Rourke. Ora la palla è nelle mani della numero, mamma mia, Clara Salvini, che impatto su questa partita, bomba per lei, già sotto di 4 Milano a 1.56 da giocare prima della fine del primo quarto, Milano 12, Torino 16. Gottardi finta, non si lascia intimidire Domizzi, poi fallo della stessa Domizzi ai danni di Capitan Gottardi sul cubo del cambio. Claudia Colli che entrerà per Giulia Maffenini, no,
è entrata per quintetto basso per Milano, esce Alessandra Calastri, è entrata Claudia Colli, che notoriamente è un numero 3 ma ogni tanto viene chiamata a giocare anche la 4. Bottari per Maffenini, arresto e tiro di Giulia Maffenini, niente da fare, rimbalzone del numero 14 Roberta Santuz e chiama gioco Chezia Di Giacomo. Domizzi, quarta, ancora Domizzi, blocco forse in movimento di Santuz e fallo chiamato a Claudia Colli, che ha mosso l'anca, naturalmente è andata ad infastidire Chezia Di Giacomo. Giovanni, situazione un po' difficile direi soprattutto in difesa per Milano, che non riesce appieno a chiudere le maglie, e beh, poi in attacco diciamo che sono state buttate via parecchie palle, si fa fatica a giocare sul, in post basso su una delle due lunghe, e quando ci si riesce, abbiamo visto nelle ultime due azioni palla sparacchiata sul tabellone e palle che non si riescono a finalizzare, il risultato è più 4 per Torino, che in questo momento però perde palla. Beh, Torino è una squadra anomala, a parte la numero 5 di Giacomo, decisamente più piccolina delle altre, è una squadra che sia in attacco che in difesa riesce ad avere 4 quinti del quintetto interscambiabili fra di loro, e ti posso assicurare che per un lungo a volte non è neanche facile, per misure o per altro, trovarsi a dover attaccare contro un piccolo che mette e toglie il corpo, quando poi il piccolo è un bel toro come O'Rourke, è difficile anche per un totem come Calastri avere la meglio. Palla nelle mani di Torino con Chezia Di Giacomo per linee esterne, ora gioco su Alice Quarta, che non è ancora stata di impatto, scarica Alice Quarta per la numero 19 Clara Salvini. Che impatto Clara Salvini da quando è entrata in campo, ricordiamo Salvini un'ala di 1,80 m del 92. Bottari, gioco, palla nelle mani di Colli, niente da fare, si butta a rimbalzo Dunia Vujovic, cade malamente, botta clamorosa di Dunia Vujovic, anche interessato anche il gomito. Vujovic chiama qualcuno ad asciugare il campo, ma si rialza dolorosamente l'ala milanese. In piedi i due coach, Franz Pinotti da una parte e Emanuele Petrachi dall'altra. Di Giacomo mette le palle nella mano di Quarta. Quarta forzatissimo, e poi palla che viene un po', che passa da una mano all'altra, pasticci sia per quanto riguarda nel disimpegno, sia per quanto riguarda Torino, che per quanto riguarda Milano. Il risultato alla fine del primo quarto, Piramis Torino che vince qui sul campo di Milano al Pala Giordani 18-14. Vi rimandiamo esattamente a 1:45 per la ripresa del secondo quarto, a più tardi. Entra anche tu nella nostra grande famiglia. Ci aspettiamo! Buonasera amici telespettatori di Lombardia Sat. Sarebbe un po' troppo pretenzioso parlare di Rai qui al Pala Giordani, almeno per il momento. Vedremo questa squadra cosa riuscirà a fare nel prosieguo del suo campionato. Abbiamo, Giovanni, qualche statistica che magari lascio commentare a te per vedere come sono andate le due squadre alla fine del primo quarto. Beh, già dai punteggi si vede Milano sulle spalle di Vujovic con 8 punti su 14, purtroppo per lei soprattutto nella prima metà del primo quarto. Torino invece si è retta su O'Rourke nei primi 5 minuti, ma chi ha cambiato la partita è stata Salvini, che negli ultimi 4 minuti ha messo a segno 2 canestri da 2, un canestro da 3, ma soprattutto grande difesa sulle lunghe di Milano annullando Vujovic. Tanto è partito il secondo quarto con attacco di Santuz che subisce fallo da Vujovic e tira il passo la linea. Santuz su Vujovic, che è costretta a commettere il fallo per non
portare a segno la piemontese. Ne avrà due tiri liberi, tiraccio il primo, ricordiamo punteggio 18-14. Vediamo le marcatrici per il Sanga. Vujovic con 8 punti, buon rimbalzo di Claudia Colli, sempre la palla nelle mani di Bottari, e poi 2 punti per Gottardi, 2 per Maffenini e 2 per Alessandra Calastri. Vujovic finta il tiro, ma su di lei inspiegabilmente De Giacomo avrebbe potuto sfruttare questo mismatch. Dunja Vujovic riparte la Pyramids a 100 all'ora, ragiona Alice Quarta, ancora Di Giacomo, gioca ancora per Alice Quarta, finta il tiro, si porta dietro la linea del 6,75, tenta il passaggio per Capitan Domizzi, non si capiscono le giocatrici torinesi, palla che ritorna nelle mani di Milano. Ricordiamo alla fine del primo quarto i personali per Torino, come dicevamo prima, 9 punti per Orurk, 2 per Costanza Cohen, 7 per Clara Salvini, rimbalzo ancora di Alice Quarta, urla da parte di coach Franz Pinotti. Quarta porta la palla dall'altra parte del campo un po' troppo facilmente, per fortuna di Torino si sbaglia e un po' troppo, almeno quelle in maglia blu sbagliano un po' troppo, palla ancora nelle mani di Torino, va al tiro De Giacomo, ancora rimbalzo per Torino, De Giacomo smista per Domizzi, chiama il gioco in pick and roll Domizzi, fa tutto da sola, scarica per Clara Salvini, interviene Capitan Gottardi, Salvini sfiora la palla con conseguente rimessa dalla linea di fondo per Milano, imbufalito coach Franz Pinotti, e ne ha ben ragione. 4 rimbalzi consecutivi strappati, ma dal tabellone di Milano, questa è un po' l'anomalia. E quando ricordiamo che precedentemente in una sorta di rotazione abbiamo visto Di Giacomo addirittura marcare tentando di mettere la mano in faccia a Dunja Vujovic, che non è riuscita a sfruttare un'occasione di mismatch palesemente a suo favore. Sarebbero stati 2 punti importanti per Milano, risultato 8-31 da giocare, Milano 14, Torino 18. Giovanni, a tuo avviso cosa dirà in questo time out coach Franz Pinotti alle proprie giocatrici? Beh, l'abbiamo visto abbastanza imbufalito sulle due azioni di attacco di Milano col tiro dopo 10 secondi, quando con un passaggio in più probabilmente avrebbero potuto dar palla sotto a Vujovic, che è nettamente superiore all'avversario, e poi soprattutto avrà chiesto di stringere le maglie al rimbalzo, perché non è concepibile lasciare 4 azioni consecutive alla prima in classifica. Palla per linee esterne, Capitan Gottardi per Bottari, esce dai blocchi Maffenini, palla persa un'altra volta, Pinotti non sa più cosa fare, poi arresto e tiro pulitissimo di Francesca Rosso, che porta Torino ad un divario di più 6 punti da Milano. Bottari, Gottardi, Colli, Maffenini, gioca in mezzo, tenta di entrare in mezzo all'area, Maffenini, ancora a mio giudizio leggerissima infrazione di passi commessa da Gottardi, palla strappata dalle torinesi. Mamma mia, Giovanni, che intensità la Pyramids Torino dopo dall'inizio del secondo quarto. Fa girare bene la palla e molto velocemente ferro esterno dopo sul tiro da 3 punti della numero 4 Francesca Rosso, che è appena entrata ma non mostra certo timidezza, sempre nel frattempo sul cubo del cambio totem Alessandra Calastri, Maffenini a servire Dunja Vujovic, arresto e tiro di Claudia Colli, in e out, ancora rimbalzo, nel frattempo rientrata, pericolo pubblico numero 1 Brian Mario Rourk, eccola a chiamare il gioco, si fa vedere la numero 4 Rosso, rimbalzo strappato ancora dalle piemontesi con Clara Salvini. Salvini non ci pensa due volte, cerca di attaccare il canestro e poi scambia l'arbitro per una propria compagna. Mamma mia, che giocatrice che è Orurk, rimbalzo ancora di Torino. Pinotti
davanti al cubo del cambio, ammutolito. Riparte Milano con Maffenini, prova il tiro pesante, viene beffata Dunja Vujovic, ma non è Giovanni certo il suo mestiere tirare dai 6,75, ci pensa Torino. Palla che va, che viene smistata ad una velocità clamorosa, e mi sento di dire purtroppo per Milano, la difesa di Milano non ci sta capendo assolutamente niente, ci sono sempre due giocatori di Torino liberissime. Cambi per Milano, entra Giulia Rossi, il quintetto di Milano adesso vede Giulia Rossi in posizione di playmaker, Maffenini e Falcone, che è subentrata Claudia Colli in posizione di guardia, e poi Alessandra Calastri, anzi è rimasta in campo Claudia Colli, è uscita a prendere fiato Dunja Vujovic, ecco Claudia Colli si butta dentro, fallo sanzionato probabilmente alla numero 14 Roberta Santuz, ci sembra il suo primo fallo. O'Rourke chiama una simulazione, ci sembra un po' pretenziosa questa simulazione chiamata da O'Rourke. Esce Santuz, rientra Costanza Cohen per Torino, 6-0-4 Milano 14 Torino 22. Claudia Colli, buono il primo per lei che va a referto, buono anche il secondo, 2-2. È molto importante che si sblocchi anche Claudia Colli, che può certo dare freschezza a questa squadra, è una guardia del 96. Mamma mia Maffenini, dove è volata a recuperare questa palla, piede chiamato da Maffenini, Colli stava cercando di recuperare il passaggio di Maffenini, si butta dentro Cohen sparacchia e la palla non prende nemmeno il ferro e carambola sulle gambe di Brian O'Rourke, palla nelle mani di Milano, sarà Carlotta Falcone alla rimessa, Giulia Maffenini si incaricherà di portare la palla dall'altra parte del campo, poi andrà a servire probabilmente l'uscita di Giulia Rossi, ecco la servita Giulia Rossi, prende posizione Milano, Falcone esce dai blocchi, Maffenini arresta e tiro, niente da fare, Maffenini stasera non riesce a centrare il canestro, peccato per lei, niente da fare, davvero diversi tiri sbagliati, neanche fosse la cruna di un ago. Palla velocemente passata dall'altra parte del campo per Milano, fallo sanzionato a Carlotta Falcone, se non abbiamo visto male è il suo primo fallo, saranno due tiri liberi per Torino, il lunetta Francesca Rosso, buono il primo per lei, 5-0-4 da giocare, buono in e out il secondo tiro libero subito, Claudia Colli dall'altra parte del campo, ma ragiona e serve la propria playmaker, vediamo qual è il punteggio a Broni, stoppatone di Costanza Cohen ai danni di Alessandra Calastri, che a onor del vero è andata a canestro un po' molle, subito la palla per linee esterne, sbaglia tutto la numero 4 Francesca Rosso, la palla ancora nelle mani di Torino, O'Rourke, fortunatamente per Milano la tripla viene sputata fuori, a Broni 74-61 contro Selargius, Giulia Rossi a impostare il gioco, Maffenini dietro la linea di 6,75, riceve Alessandra Calastri, poco movimento per Milano, prova Rossi a giocare con Ale Calastri, palla ancora rubata, velocissima, velocissima Rosso, e poi fallaccio di Falcone ai danni di Costanza Cohen, non poteva fare altro Carlotta Falcone per fermare la lunga torinese che andrà in lunetta, ne avrà due tiri liberi, troppe palle perse per Milano Giovanni, troppe palle perse, decisamente tante palle perse, Milano sembra aver perso la bussola oltre che in difesa anche in attacco, diverse penetrazioni ma anche diversi palleggi con palla recuperata dalla difesa di Torino, ma soprattutto dove sta peccando Milano è al rimbalzo difensivo, intanto ennesimo canestro
di Cohen che subisce il fallo, quindi canestro più tiro libero supplementare. Ingenuità di Alessandra Calastri che permette a Costanza Cohen di andare a canestro, commette il fallo, gioco dei tre punti per Torino, cambio per Alessandra Calastri e Carlotta Falcone, rientrano in campo Capitan Gottardi e Dunia Vujovic. Il divario sta allargandosi pericolosamente per Milano, 4 minuti da giocare, 16 Milano, 27 Torino. Rossi, Gottardi, troppo lontano da canestro, Vujovic in backdoor, che gioco! Vujovic, Maffenini, speriamo che si che aiuti questa azione a far sì che si sblocchi la guardia milanese. Non è certo contento Manuele Petrachi per questa azione letteralmente buttata via da Brian O'Rourke che stava cercando di servire la propria compagna. Palla che va letteralmente nelle mani dell'allenatore della Pyramids, rientra in campo Alice Quarta. Maffenini, che errore di Giulia Maffenini e ovviamente Brian O'Rourke. Che cosa ha fatto O'Rourke, sempre letteralmente presente, un torello Brian O'Rourke, non ce ne voglia, ma lo diciamo almeno dal punto di vista sia della freschezza atletica che della grinta e della voglia di attaccare il ferro. Giulia Vujovic sotto canestro, strappa la palla e poi palla 2. Avrebbe dovuto probabilmente servire una compagna in questa azione, era marcata da 3 giocatrici di Torino, c'erano 2 giocatrici di Milano sull'arco per una bomba dai 6,75. Bisognerebbe alzare un pochettino di più la testa. Maffenini, fortunosamente la palla nelle mani di Dunia Vujovic, ma finisce il tempo, peccato per Milano. Riparte Torino con una rimessa dalla linea di fondo, se ne incarica la nuova entrata Serena Pignetti che andrà a servire Brian O'Rourke. Situazione difficile per Milano che non riesce più a segnare. Torino letteralmente padrona del campo. Alice Quarta, finta il tiro pesante, poi ci ripensa, serve il proprio playmaker. Costanza Cohen gioca bene in posizione di pivot, poi palla nelle mani di Milano, si proietta dall'altra parte del campo, Claudia Colli, cosa fa Claudia Colli? E qui si vedono tutti i suoi 18 anni, l'inesperienza di Claudia Colli che adesso addirittura scivola. Gioco magistrale tra Serena Pignetti e Costanza Cohen che sta facendo, Giovanni, il bello e il brutto tempo sotto le planche. Sì, giocatrice di categoria superiore che è rimasta in A1 solo per motivi legati alla famiglia. Intanto altra palla recuperata dalla difesa di Torino e finalmente va referto anche Alice Quarta, che c'è da sottolineare fino a questo momento era ancora fuori dalla partita. Ritornando a Cohen, una giocatrice sicuramente di livello superiore, una 23enne, un grande prospetto, e per ora sta avendo la meglio dopo un primo quarto onestamente un po' sottotono. Milano che è andata al tiro 2 volte, uno con il tentativo di tripla di Giulia Rossi, subito Riccardi che non ci pensa 2 volte, ancora Costanza Cohen. Che impatto Costanza Cohen in questo secondo quarto, divario che si sta clamorosamente allungando, diventa difficile per Milano. Gottardi gioca per Claudia Colli, poi Giulia Rossi chiusa in angolo, spinge Giulia Rossi, arresta e tiro, finalmente la palla entra in campo e ci si sblocca da quella pericolosissima situazione di 18 punti, 35-18. Alice Quarta, che temperamento questa giocatrice, sorride Brian O'Rourke, 5 alto tra le due giocatrici, e solo Gottardi ci crede in questo momento, solo Gottardi, pur non essendo
più una ragazzina, ma spinge, entrata in terzo tempo sulla parte sinistra dell'area, due punti per lei, fallo i suoi danni, ne avrà un tiro libero sul cubo del cambio, Loriana Valli, cambio per una impalpabile Giulia Maffenini, almeno fino a questo momento. Ci auguriamo che dall'inizio del terzo quarto la musica sia un po' diversa per Milano e soprattutto per lei. Subito a 100 all'ora dall'altra parte del campo, Torino, Costanza Cohen, mamma mia, le scivola la palla per fortuna di Milano. Gottardi subito dall'altra parte del campo, arresto e tiro, sì, ci crede capitan Gottardi, e questo deve essere anche stimolo per le proprie compagne più giovani di lei. Quarta, Rourke, Riccardi, palla buttata via ma recuperata dalla numero uno Serena Pignetti, e Dunia Vujovic che esce ed è costretta al fallo su Pignetti, che cercava di liberarsi per servire una compagna. In bonus Milano, sono due tiri liberi per Torino, se ne incaricherà Serena Pignetti per portare a 40 la sua squadra, 29 secondi prima della fine del secondo quarto e prima di andarci a pensare tutti quanti negli spogliatoi. Sbaglia il primo tiro libero Serena Pignetti. Buono il secondo, 25 Milano, 39 Torino. Giulia Rossi, Gottardi, palla che fortunatamente per Milano nel tentativo di crossover di capitan Gottardi rimane sui piedi di Alice Quarta. 21 secondi da giocare, un'azione per chiudere il secondo quarto. Mamma mia, palla quasi persa da Milano, con calma, c'è tutto il tempo. Buono l'arresto e tiro di Claudia Colli in mezzo all'area, ultimo tiro per Torino, O'Rourke. Quarta, 3 secondi, 2 secondi, si butta dentro quarta, appoggia il tabellone, ha ragione lei, che giocatrice che è Alice Quarta. Gioca Giovanni con calma, facendo quello che deve fare senza forzare, anche in questa azione in mezzo a due giocatrici di Milano è riuscita ad iniziare il terzo tempo, è andata ad appoggiare il tabellone da 2,5 metri, ha ragione lei. Il risultato dopo due quarti, Milano 27, Pyramids Torino 41, noi ci rivediamo esattamente tra 9 minuti e 45 alla ripresa del terzo quarto. Se non fai parte della Sanga Baby Gang, non sei nessuno. Cosa aspetti? Abbonati! ...27 Milano, 41 Torino. Nel frattempo, una premiazione. Vediamo i ragazzi dei Tigers della panchina di Milano. E quindi chiamiamo l'uno alla volta. Si tratta dell'Under 14 Elite, con il proprio coach Luca Polistegna e il direttore tecnico Carlo Lazzari. Ha deciso
di premiare il capitano dell'Under 14 Elite. Allora chiamiamo qui con noi, con coach Boninsegna e con il direttore tecnico Carlo Lazzari, chiamiamo Giorgio Calmo. Applauso. E allora vogliamo l'occasione molto velocemente, prima di rientrare al momento per la partita che Milano deve cercare di ribaltare visto il punteggio, per fare una domanda velocissima al coach dell'Under 14 Elite, Luca Boninsegna. Allora Luca, per la prima volta i Tigers decidono di portare una squadra in Elite e quindi partecipare a un prestigioso campionato, dove già una delle squadre più forti naturalmente, quindi questa squadra alla quale tu chiederai naturalmente molto. E allora le prime tue impressioni dopo questa scelta da parte della direzione tecnica dei Tigers e soprattutto come stiamo andando? Allora, ci stiamo dando da fare, sappiamo che ci confrontiamo con un campionato che ha delle squadre molto più pronte di noi ad affrontare questo livello. Noi ci siamo conquistati questo livello sul campo lo scorso anno, vincendo e arrivando alle finali regionali. Sappiamo che stiamo facendo fatica, io ragazzi chiedo un grosso sforzo. Fino adesso i risultati sono stati così così, ma quello che è importante è che sono sempre scesi in campo per poterlo prendere. E allora, questa squadra, con il mio consenso di Carlo Lazzari, chiede una partecipazione anche da parte del pubblico a vedere le loro partite e a sostenerli. Quindi un ultimo applauso prima di salutarli, l'Under 14 Elite dei Tigers. Bentornati al Palagiordani, amiche ed amici della grande pallacanestro, 1 minuto e 15 da giocare, punteggio Milano 27, Torino 41, vediamo i risultati dagli altri campi, ricordiamo la partita che si è tenuta ieri tra Alghero e Genova, con Genova che ha dilagato, vince 82-46, Broni che si impone contro Selargius per 77-61 e poi all'intervallo Paddy Power Gers Sesto San Giovanni che vince di misura contro Castel Carugate 38-32, partita anche questa molto interessante. Vedremo coach Pinotti cosa avrà detto alle proprie giocatrici, sarà avuto certamente un impatto come immaginiamo che debba essere. Sono tanti i punti da recuperare, sono 14 punti, ma se vuole Milano ha tutte le carte in regola per riuscire a portare a casa la partita. Naturalmente Torino sta spingendo, conosciamo Giovanni il valore di questa squadra, abbiamo visto che tutte le giocatrici bene o male possono giocare indistintamente e quasi in ogni ruolo. La stessa Urk che ha fatto diverse azioni giocando in post basso la dice tutta. Qualche statistica, vediamo i parziali per i punteggi personali per Milano: 2 punti per Giulia Rossi, 7 per Silvia Gottardi, 8 per Dunia Vujovic, 4 Giulia Maffenini, un po' sottotono questa sera, 4 importanti per Claudia Colli e 2 punti per Alessandra Calastri, anche lei molto sottotono questa sera dal punto di vista realizzativo, con qualche defiance, con qualche pecca ci sentiamo di dire anche in fase difensiva. Dall'altra parte un punto per Serena Pignetti, 11 per Brian O'Rourke, 2 Francesca Rosso, 7 Alice Quarta e 11 Costanza Cohen, con 9 punti di Clara Salvini. Ricordiamo una Costanza Cohen che da metà dell'ultimo del secondo quarto alla fine dell'ultimo quarto ha fatto il bello e il brutto tempo nell'area avversaria, segnando a destra e a manca in tutte le posizioni. Vediamo le squadre e il rientro in campo. Torino gioca con O'Rourke, Cohen, poi la numero 19 che è Clara Salvini, poi Alice Quarta e la numero 2 Elena Riccardi. Dall'altra parte Bottari che parte come playmaker,
Bottari che parte playmaker, Colli, Silvio Gottardi ora in posizione di playmaker, Giulia Maffelini e Dunia Vujovic, fallo sanzionato alla... gli arbitri si spiegano, è un cambio campo, anzi no, la rimessa è nelle mani di Torino, se ne incarica Alice Quarta, andrà a servire Brian O'Rourke, su di lei in marcatura stretta Federica Bottari, vedremo quanto riuscirà la giovane milanese ad arginare lo strapotere fisico di Brian O'Rourke, parla per linee esterne Riccardi che pesta la linea di fondo, palla nelle mani di Milano, buona la difesa di Claudia Colli, comincia bene Milano ma deve dimostrare di cominciare altrettanto bene Torino, che inizia con un timido tentativo di pressing che naturalmente rientra immediatamente, Gottardi che parte in posizione di playmaker, Bottari, Giulia Maffenini dietro la linea di 6,75, ancora Gottardi che sta toccando tantissime palle, è l'unica che impensierisce, Vujovic si fa strappare la palla e rimane con le braccia appoggiate alla vita e invece di cercare di aiutare le compagne, palla che rimane nelle mani, che dovrebbe rimanere nelle mani di Milano, no, palla alla Pyramids Torino, un po' di confusione anche da parte della direzione arbitrale, ci sentiamo di dire, finalmente tutti d'accordo, Quarta ancora per O'Rourke, fotocopia dell'azione di inizio terzo quarto, i due coach in piedi, Franz Pinotti e Manuele Petrachi, Quarta a servire O'Rourke, mamma mia cos'è Brian O'Rourke, velocissima la rotazione sul piede perno, salta e non poco, si spinge verso canestro, non c'è niente da fare, la difesa milanese, Giovanni è costretto al fallo. Beh, come abbiamo già più volte detto nei primi due quarti, è un playmaker molto forte fisicamente, due gambe molto forti, che non ha problemi a giocare spalle a canestro contro le pari ruolo o a difendere anche su giocatrici più grosse mettendole spesso in difficoltà, tanto 2 su 2 dalla lunetta e Torino allunga più 16 per Torino, un indicatore caro Giovanni mi sento di dire è certamente l'enorme numero di palle perse di Milano nella prima metà di gara, con Colli che va al tiro e non è fortunata ma rimane la palla nelle mani di Milano, 15 palle perse per Milano, 7 recuperate, vediamo l'indicazione dei rimbalzi con 17 in difesa e solo 5 in attacco, mentre abbiamo per Torino 11 rimbalzi in difesa e 9 in attacco, 20 rimbalzi totali contro 22 di Milano, pochi rimbalzi però strappati dal tabellone piemontese. Rimessa dalla linea laterale, se ne incaricherà Giulia Maffenini, servirà Federica Bottari, O'Rourke che digrigna i denti su di lei, mamma mia, inguardabile, mi dispiace dirlo, questa azione di Dunia Vujovic, ma a buon gioco Milano che finalmente va a canestro, O'Rourke fa tutto da sola, la numero 2 Elena Riccardi, buono il gioco per Federica Bottari e almeno il 50% di questo canestro dovrebbe essere dato a Giulia Maffenini, fallo di Dunia Vujovic ai danni di Costanza Cohen, immarcabile Costanza Cohen, come giustamente diceva Giovanni De Rosa, sembra, anzi certamente è una giocatrice di un'altra categoria, lo si vede naturalmente in campo, ne avrà due tiri liberi, il ferro non l'aiuta sul primo tiro libero, rincuorata da O'Rourke e da Riccardi, niente da fare, 0 su 2 rimbalzo di Clara Salvini e poi Bottari che aspetta che la palla le arrivi nelle mani, Gottardi già dall'altra parte del campo, si proietta canestro,
palla ancora per Torino, forzatissima l'entrata di Silvia Gottardi, Costanza Cohen, campo aperto, gioca per Clara Salvini, l'ABC della pallacanestro, l'ABC della pallacanestro, parla Costanza Cohen e Clara Salvini, e poi cosa accade tra le fila milanesi? Dunja Vujović, passaggio alla panchina di Torino, non si intende con Maffenini, che si disinteressa di marcare l'avversaria. Costanza Cohen, ancora due punti per lei. Mamma mia che difesa di Torino. Claudia Colli si proietta a canestro, strada chiusa, Bottari chiama il gioco, ora Silvia Gottardi in posizione di playmaker, scarica o tenta di scaricare per Giulia Maffenini per il tiro pesante, Brian O'Rourke intercetta anche questo, palla che rimane nelle mani di Milano con una rimessa dalla linea di fondo, 7-0-1 da giocare, Milano 31, Torino 47, Vujović lì non serve a nessuno, Vujović, Giovanni in quella posizione, lascia a te naturalmente il commento tecnico, ma a mio giudizio in quella posizione con una rimessa, essendo una delle lunghe del Sanga Milano, non serve assolutamente a nulla, dovrebbe prendere posizione più vicino al tabellone per cercare di andare a canestro. Il gioco poi passa nelle mani dopo la rimessa di una guardia che si porta al ferro, fallo fortunatamente almeno per Milano, di Torino sono due tiri liberi per Claudia Colli. Sì, confermo che la posizione di Dunja in quel frangente è totalmente inutile, ma d'altro canto coach Pinotti non disegna i giochi che poi vengono effettivamente svolti in campo, in quanto il gioco prevede che Dunja dopo il blocco vada a spalle a canestro, se rimane a 5 metri e mezzo dal canestro è inutile per lei e per le compagne, soprattutto in un'azione quando mancano 2 secondi per effettuare il tiro. Prima abbiamo visto una bellissima azione di Torino che rispecchia la poliedricità delle giocatrici, un contropiede orchestrato dalle due lunghe è chiuso dall'ala grande Salvini con 2 punti facili per il più 16. Torino che butta via una palla, la rientrata Kelsey Di Giacomo tentando di servire una propria compagna dagli altri campi, almeno dall'altro campo, nell'unico campo dove si sta giocando a lungo, palla ancora persa da Giulia Maffenini e gioco che si sviluppa con tranquillità per Torino. Kelsey Di Giacomo a costruire, palla ora nelle mani, mamma mia chi stava marcando Santuz, nessuno di Milano si interessava di Santuz, ottimo l'assist di Alice Quarta, 2 punti non facili, di più per Torino, dicevamo dagli altri campi, a lunga, palla ancora persa per Milano, tracollo di Milano, cosa sta accadendo al Ponte Casa d'Aste, 33-51, Silvia Gottardi è costretta a fare tutto da sola, palla persa un'altra volta, fanno fatica a rientrare le milanesi, Alice Quarta trotterellando dall'altra parte del campo, ancora Quarta dai 6-75, ferro esterno per lei, la palla che rimane inspiegabilmente nelle mani di Torino, non c'è un rimbalzo. Che gioco tra Quarta e Salvini, finalmente si rivede Dunja Vujović che strappa un rimbalzo, chiama la palla, gioco a due, finalmente questo è quello che ci aspettiamo da Dunja Vujović, e quando riesce a giocare in velocità e in terzo tempo tagliando a canestro è letteralmente immarcabile, capitando Mezzi risponde con una tripla, ventello superato di distanza tra le due squadre, Milano 35, Torino 54, 4:49 da giocare, ho la sensazione Giovanni, dopo il fallo sanzionato a Santuz, a Roberta Santuz, che ci sia qualcosa che non va per Giulia Rossi che sta rientrando in campo in questo momento, ma è rimasta più o meno 6 minuti, 5 minuti e mezzo senza entrare in campo, essendo lei la playmaker titolare, ho la sensazione che non sia
fisicamente al 100%. Vedremo poi di interessarci di questa cosa. Mamma mia, Milano che cerca di strafare Chessia, Di Giacomo ruba letteralmente palla. Che magia di Chessia, Di Giacomo, che serve un assist d'oro a Clara Salvini, che deve solo depositare indisturbata a canestro. Ora il gioco si sviluppa in posizione di post basso, buono il gioco in rotazione sul piede perno per Dunja Vujovic, che si sta prendendo in mano l'attacco della squadra. Salvini, anzi Alice Quarta, Vujovic che esce a difendere su Quarta, commette ingenuamente il fallo, usa le braccia e non le gambe, si prepara sul cubo del cambio. Elena Riccardi per il rientro, o forse no, lo vedremo tra un istante. Di Giacomo, Domizzi, e Salvini si mangia letteralmente un canestro fatto e commette un fallo di frustrazione, anche se si chiede il motivo di questa chiamata, ma il fallo è cristallino. Si inizierà con una rimessa dalla linea di fondo e con Giulia Rossi che imposterà questa azione. Quarta le ruba palla, non si capisce come, e questo probabilmente dimostra che Giulia Rossi non è al 100%, non è certo il ball handling che manca alla playmaker milanese. E Alice Quarta le ruba palla, Chessia, Di Giacomo, mamma mia, questa giocatrice non ha paura di niente di nessuno. Eccola Giulia Maffelini con Capitan Domizzi, che è costretta al fallo, si scusa con la guardia milanese, ma in maniera molto furba interrompe il gioco di Milano. Sarebbero stati due punti facili in contropiede per Giulia Maffelini. Riparte Milano, palla dietro la schiena in palleggio di Giulia Rossi, a servire ancora Maffelini in mezzo alla difesa, niente da fare, ferro scheggiato, poche gambe questa sera per Maffelini. Quarta, è lei a portare palla, blocco di Santuz che gioca, cerca di giocare in pick and roll, stoppatore di Claudia Colli, Maffelini a canestro, sì, due punti per Milano, 3-0-8 da giocare. Milano che si avvicina a quota 40, 39 Milano, 56 Torino, fallo sanzionato certamente. A nostro giudizio, poi lascerò il commento a Giovanni De Rosa, a mio giudizio c'era un fallo tutta la vita di Giulia Rossi, ma l'arbitro ha deciso per lo sfondamento della giocatrice di Torino. Un commento Giovanni a quest'ultima azione. Ma sicuramente lui era in una posizione migliore della nostra, forse ha voluto punire un po' l'uso del braccio sinistro della playmaker torinese durante la penetrazione. Onestamente, intanto due canestri, due punti importanti di Claudia Colli, onestamente tornando al fallo in attacco abbastanza fiscale, io probabilmente avrei lasciato correre dal momento che comunque l'azione continuava in modo abbastanza fluido. Altra tripla di Torino che dilaga, Clara Salvini, mamma mia questa giocatrice. Dall'altra parte subito la transizione milanese con Giulia Rossi, Colli che serve, Vujovic che tenta il reverse, ma troppa difesa di Torino su di lei, sul cubo del cambio. O'Rourke richiamata in campo, in panca, si proietta dall'altra parte del campo, Maffelini gioca con Domizzi, mamma, ruba palla Capitan Maffelini, con calma dall'altra parte del campo, gioca per la numero 4. Giocano a memoria le ragazze di Torino come si sviluppa il gioco, erano in tre subito dall'altra parte del campo, Domizzi, poi la numero 4 Francesca Rosso e la solita Clara Salvini. Ancora palla persa di Milano con Chessia, De Giacomo avrebbe potuto finalizzare lei, l'80% di questo canestro
a nostro avviso è di Chezia Di Giacomo, e poi decide di omaggiare Capitan Domizzi di un assist che le consente di recapitare il pallone a canestro. Ci pensa finalmente Giulia Rossi dall'altezza della lunetta a portare a 43 Milano, 20 punti di scarto tra le due squadre. Ancora Torino, gioco per linee esterne, Rosso, non ho più aggettivi per definire la partita di Clara Salvini. Un passo, tiro in sospensione, piede sulla linea, sono due punti per lei, ma che impatto ancora. Loriana Valli, entrata per il Sanga, poi mamma mia il passaggio all'unica giocatrice a cui non doveva essere fatto, quindi Alessandra Calastri, poi confusione, Maffenini, Pani, palla in buone mani con Giulia Rossi che amministra, oddio amministra, abbiamo 20 punti da recuperare. Calastri! E Calastri, rotazione sul piede perno, va a canestro appoggiando la tabella, 19 secondi prima della fine del terzo quarto, Milano 45, Torino 65. Di Giacomo, Rosso, arresto tiro di Rosso, tabellata, Santuz, niente da fare, rimbalzo addirittura strappato da Giulia Rossi. A 1,72 da giocare, sono due tiri liberi per il playmaker milanese che tenterà di portare sotto la soglia dei 20 punti il distacco tra le due squadre. E dobbiamo calcolare, Giovanni, che certamente le due giocatrici, o tra le due giocatrici più pericolose di Torino, e cioè Alice Quarta, ma soprattutto Costanza Cohen, stanno in tranquillità a riposare in panca. Tiro della disperazione di Giulia Rossi, che non è fortunata. Dicevamo, le due giocatrici più pericolose di Torino stanno riposando. Sì, hanno trovato la giornata più che positiva di Clara Salvini, e giustamente coach Petrachi fa riposare quelle che di solito sono le titolari. Salvini, una 22enne che per ora ha avuto grossi infortuni in carriera, quindi non è ancora esplosa definitivamente, ma che già nelle nazionali giovanili è da qualche anno che fa valere comunque le sue doti sia di tiratrice che di giocatrice, comunque sotto le plance dotata di una furbizia sopra la media che le fa sopperire le doti fisiche e atletiche rispetto alle altre giocatrici, come può essere una Dunja Vujnovic o un'Alessandra Calastri di oggi. 1:17 prima dell'inizio del quarto quarto, ci lasciamo appunto per 40 secondi circa e ci rivediamo prima dell'inizio del quarto quarto. Entra anche tu nella nostra grande famiglia. Bentornati amiche ed amici della grande pallacanestro della serie A2 femminile, e bentornati anche agli amici di Lombardia Sat collegati sul canale Sky di 908. 10 secondi prima dell'inizio del quarto quarto, Milano 47 Torino 65, e dall'altra parte il Geas che ha preso il largo su Carugate, 57 Geas 40 Carugate. Si riparte, poi vedremo qualche statistica con Capitan Domizzi che andrà a servire Brian O'Rourke. In campo per Torino c'è ancora Clara Salvini, Francesca Rosso e Costanza Cohen rientrate in campo. Per Milano Rossi, Valli con Francesca Rosso che si mangia sul primo passo Capitan Gottardi, che insieme a Loriana Valli e Alessandra Calastri completano il 5 di Franz Pinotti in campo. Claudia Colli che esce dai blocchi, Calastri troppo lontana da canestro, Gottardi che cerca di sfruttare il pick and roll, fa tutto da sola,
Capitan Gottardi, rimbalzone di Cohen che si dispiace per aver buttato via la palla, chiama schema L, Giulia Rossi, su di lei Rourke, tutto da sola Giulia Rossi, azioni un po' solitarie di Milano e poi palla 2 che per la regola del possesso alternato rimane nelle mani di Milano con una rimessa dalla linea di fondo. Vediamo i punteggi fino ad ora per Milano: 6 Giulia Rossi, 7 Silvia Gottardi, 12 Dunja Vujovic, 2 Federica Bottari, 8 Giulia Maffenini, 8 Claudia Colli, 4 Alessandra Calastri con palla nelle mani di Ale Calastri. Mamma mia, quasi palla persa, buono il gioco di Claudia Colli, palla che rimane nelle mani di Milano, 1 di Pignetti per Torino, 13 di Brian O'Rourke, 2 Francesca Rosso, 9 Alice Quarta, 13 Costanza Cohen, 7 Domizzi, Dalia Domizzi, ma 20 punti, e dico 20 punti di Clara Salvini. Ora il Sanga che si proietta ancora con Claudia Colli, ma in mezzo alle lunghe di Torino Brian O'Rourke gioca per Clara Salvini e lei per Rosso. Mamma mia, che arresto e tiro di Francesca Rosso, sempre 22 punti il distacco tra le due squadre. Milano non ce la fa a ricucire. Ci auguriamo che in questi 8 minuti e 35 prima della fine della partita si contro dicevamo ci auguriamo che Milano sfrutti questi 8 minuti e 35 per cercare di ricucire questo svantaggio. Entra in campo nel frattempo Elena Riccardi, riparte il gioco per Milano con Giulia Rossi. Chiama palla Loriana Valli, fallo a mio giudizio di Cohen su Calastri. Loriana Valli sì, proietta canestro, subisce il fallo della lunga della Pyramids di Torino. Vediamo il suo secondo fallo, 2 tiri liberi per Loriana Valli, buono il primo. Mentre Gottardi a colloquio con Franz Pinotti. Allora Giovanni, diciamo, ipotizzando in una rinascita di Milano, cosa dovrebbe fare a tuo giudizio Milano, o cosa dovrebbe cambiare Milano per ricucire un po' questo svantaggio che sta decisamente diventando troppo importante? Beh, dovrebbe sicuramente stringere le maglie in difesa. La differenza fondamentale è un contropiede preso da Torino, molto intelligentemente hanno fermato l'azione a metà campo per evitare due punti facili. Milano ha preso 10 contropiedi che sono 20 punti, che è il divario attuale fra le due squadre, senza mai riuscire a bloccare le piemontesi. In attacco dovrebbe eseguire al meglio gli schemi senza farsi prendere dalla frenesia e giocare probabilmente più sulle lunghe, che al momento sono l'unica arma in grado per poter rientrare. Probabilmente un paio di canestri da 3 punti potrebbero far rientrare definitivamente i milanesi, anche se al momento la vedo abbastanza dura. Percentuale direi speculare sui tiri dal campo: 46% almeno alla fine del terzo quarto per Milano, 47% per Torino, con un 100% ai tiri liberi, 9 su 9, un 44% per Torino, 7 su 16, poi un 47% tiri da 2 Milano, 23 su 49, 50% Torino, 19 su 38, vediamo i tiri da 3, 0 su 3 per Torino, 0 su 3 per Milano, 4 su 9 per Torino, 44%, ma udite udite, 24 palle perse per Milano. I rimbalzi, 7 in attacco, 22 in difesa, 14 in attacco per Torino, 15 in difesa. Palla a 6:44 che rimane nelle mani di Milano, sarà Loriana Valli alla rimessa dalla linea laterale. Giulia Rossi in posizione per recuperare palla, ma viene servita
Silvia Gottardi sbatte contro Costanza Cohen, l'arbitro giudica una rimessa dalla linea di fondo per Milano. Sul cubo del cambio Giulia Maffenini, andrà dal cambio certamente a Loriana Valli. Ecco la rimessa, non ci pensa un attimo Alessandra Calastri, ha ragione lei, dalla media, due punti. Stavo per dire importanti, ma siamo a 19 punti di distacco. Brian O'Rourke di forza, poi scarica per Cohen, predica pallacanestro Costanza Cohen, tentativo di assist per Capitan Domizzi. Domizzi che lascia il campo, rientra Serena Pignetti. Milano con Maffenini in posizione di playmaker, lascia la palla a Giulia Rossi, esce Claudia Colli, palla rubata, ottimo il gioco di Riccardi che serve la numero uno Serena Pignetti che va a canestro. È un continuo, Giovanni, e chiedo a te un'opinione, susseguirsi di giocatrici del Sanga in posizione di playmaker, francamente non riesco a comprenderne il significato. Infatti chiedo una tua opinione a questo, palla ancora recuperata da Torino, chiederò appunto adesso la tua opinione alla conclusione di questa azione. O'Rourke, sì, tripla di O'Rourke, e addirittura coach Manuele Petrachi che chiama minuto. Punteggio 5-32, Milano 50, Torino 76. Per rispondere alla tua domanda sul perché tante giocatrici in ruolo di playmaker, penso che sia più un adattarsi di Milano alla difesa di Torino, nel senso che è Torino che costringe Milano a dare la palla nelle mani di giocatrici diverse da Gottardi o Rossi, che già stanno avendo i loro problemi. In più, se a portare palla è Colli, che con tutto il rispetto non è un playmaker, quindi non è in grado di far girare la squadra, per Torino la difesa è ancora più facilitata a recuperare la palla. Come dici tu, 30 palle perse in una partita sono veramente tante, veramente tante. Prima dicevamo che Milano poteva avere qualche speranza di rientrare in partita, subito ci ha smentito Torino, che a differenza delle padrone di casa sta ancora difendendo tutto campo, una difesa molto aggressiva, mentre dall'altro lato Milano sembra ormai aver tirato i remi in barca. Peccato se fosse veramente così, anche se ovviamente da quello che vediamo dalla nostra postazione il tutto dimostra le parole di Giovanni De Rosa. Manuele Petrachi che urla per mantenere alta la tensione delle proprie giocatrici, Silvia Gottardi tutto da sola sbaglia clamorosamente, lotta poi Capitan Gottardi. Palla nelle mani di Torino, si incaricherà Pignetti, rientrata in campo la numero 5 Kezia Di Giacomo, che ha fatto vedere ottime cose. Scambio rosso di Giacomo, Cohen che esce dietro la linea del 6-75 a prendere palla, non ci pensa mai Riccardi, non statistiche certamente di livello per lei questa sera, almeno dal tiro da fuori non se ne ha risparmiati. Mamma, raddoppio di Torino, Gottardi 6-75, cross di Gottardi subito a 100 all'ora, saranno due punti certamente per Torino. No, buona la difesa di Giulia Rossi, Gottardi recupera palla. Alla fine di questa azione vediamo cosa succede sul campo di Carugate, fallo della numero 5 Clara, anzi Kezia Di Giacomo, sul campo di Carugate, 6-2 Sesto San Giovanni, 4-6 Carugate. Rossi, Vujovic che è rientrato in campo, sbagliatissimo questo gioco di Maffenini, avrebbe potuto andare a canestro con un semigancio oppure con una lievissima rotazione, era marcata dalla numero 4 Francesca Rosso, che le concede certamente chili, forza fisica e anche centimetri. Vujovic
servita, sbaglia Vujovic. Oddio, buona difesa da parte di Torino, niente da dire, ma si sbagliano cose letteralmente davvero troppo semplici di Giacomo, Riccardi, poi la numero 4 Francesca Rosso, servita o tentativo di servizio di Riccardi, troppo lenta, troppo lento il disimpegno di Milano, fallo, infrazione di passi, sanzionato Dunja Vujovic. Buonissima la difesa di Pignetti, dalla nostra postazione abbiamo visto un fallo, ma l'arbitro era ad un metro, probabilmente ha visto le mani di Pignetti sulla palla. Chi marca la numero uno? Serena Pignetti, abbiamo urlato anche noi dalla nostra postazione, le giocatrici di Milano non ci hanno sentito. Prova il tiro pesante che arriva un po' troppo tardi per Giulia Maffenini, ma sono tre punti comunque che vanno a referto sul cubo del cambio. Le giovani, Bottari, Riccardi, buono questo gioco in fade away sul cubo del cambio. Federica Bottari e Carlotta Falcone, mancano 2:54, 53 Milano, 80 per Torino. Maffenini si proietta a canestro, sembra non ne abbia più, ma segna, subisce il fallo, ne avrà un tiro libero, esce Capitan Gottardi, esce Giulia Rossi e sono abbastanza convinto, Giovanni, che da questo cambio, questo cambio è lo specchio della resa di coach Pinotti, che manda in campo le giovani. Chezia, Di Giacomo, Rosso, no, Falcone subito dall'altra parte del campo, fallo della numero uno Pignetti che impedisce a Falcone di portarsi verso l'area di Torino. Rimessa dalla linea laterale, se ne incarica Maffenini a servire Dunja Vujovic, fallo di Francesca Rosso su Dunja Vujovic, dovrebbe essere il terzo fallo per lei, vediamo, no, secondo fallo per Francesca Rosso, due tiri per Vujovic, buono il primo. Torino che riparte da Rosso, Riccardi, sbaglia ancora Riccardi, Rosso che serve letteralmente Falcone, palla persa, Riccardi, anzi la numero uno, mamma mia, Serena Pignetti, perde palla Falcone, Pignetti le ruba palla e segna due punti che le portano Torino a 82-57 Milano. Tiraccio inspiegabile di Maffenini, bisogna pensare a costruire, ormai la partita non è più recuperabile. Bottari, ancora Maffenini, sparacchia da ogni parte e questo però a mio giudizio, Giovanni, serve solo a rimpolpare il suo tabellino, quando sarebbe meglio giocare in 5 ad ogni buon conto. Cohen gioca per Pignetti, 80 nel frattempo, anzi 67 per Sesto San Giovanni Geas, con Torino che segna ancora, Carugate 46, 1 minuto e 21 da giocare, 60 Milano, 84 Torino, con e ancora palla persa, Vujovic, azione di stizza che serve solo a perdere palla, commette fallo, Vujovic non sanzionato su Pignetti, ancora dall'altra parte del campo, ma ormai mi sento di dire, Giovanni, è garbage time, come si direbbe dall'altra parte dell'oceano, stoppatone, anzi palla sporcata sul tiro di Maffenini, infrazione di passi, sanzionato a Vujovic, chiama fallo coach Pinotti, ma è irrilevante questa chiamata,
Milano che deve, che oltre a leccarsi le ferite di questa partita dovrà riflettere molto su quanto è accaduto sul parquet del Pala Giordani questa sera. Abbiamo visto, Giovanni, una squadra certamente molle e che avrebbe potuto certamente metterci quantomeno la freschezza atletica che potrebbe, che avrebbe dovuto garantire la giovinezza del roster milanese. Rientra Loriana Valli, ma ha solo 32 secondi per mettersi in mostra. Milano che chiude questa partita, Torino che fino alla fine gioca con marcatura a tutto campo. Minuto chiamato da Milano. Che dire, dicevamo, Giovanni, Milano molle che, diciamo, già dall'inizio dell'ultimo quarto si vedeva che non ci credeva più. E certo, con una squadra come questa è difficile, però quanti errori e quante palle buttate via. Tanti errori, troppi errori e tante tante palle buttate via. Come dici tu, una squadra come Torino è difficile da affrontare sia in attacco che in difesa, ma non per questo si devono giustificare gli ultimi 10 minuti di Milano, dove sia la panchina che le giocatrici in campo sembravano già ormai sottomesse alla verve di Torino, dove invece coach Petrachi ha continuato a incitare per tutti e 40 minuti una difesa alta, press. Milano ha tirato il remo in barca, le giocatrici più rappresentative oltre Gottardi, che è stata l'unica, c'è da dirlo, a lottare fra le senior, sia Calastri che Vujovic sono calate molto nella ripresa e le giovani non hanno dato quella freschezza e quell'atletismo che si richiede loro in un campionato comunque ancora non compromesso per Milano, perché sia Selargius che Carugate stanno perdendo, quindi la lotta per il quarto posto per loro rimane aperta, rimane accesa, ma se continuano a giocare così, se ripetono queste prestazioni, sarà molto molto difficile. Certo che con una Broni che è un po' diversa, almeno in questa parte del campionato, da Milano, bisogna naturalmente stare attenti, altra palla persa di Milano. Che dire di Torino, Giovanni, squadra ben allenata, rotonda, che si amalgama bene giocatrice su giocatrice. Non c'è una vera e propria stella nella squadra piemontese. Intanto la partita finisce Milano 60 Torino 84, non c'è una vera e propria stella, ma ci sono tante ottime giocatrici, ne citiamo solo alcune: Cohen e O'Rourke, naturalmente che si vede che sono di un livello diverso rispetto alle altre, ma mamma mia che Salvini che abbiamo visto questa sera, che Francesca Rosso, che Pignetti, ma insomma un po' tutte, beh, Alice Quarta neanche a dirlo naturalmente, ma un po' tutte le giocatrici torinesi, Chezia Di Giacomo, che riteniamo adesso è di una statura, come possiamo e come potrete vedere cari telespettatori, abbastanza difficile rispetto a penetrazioni nell'area avversaria, eppure Maidoma si buttava dentro e andava anche a rimbalzo. Ci hanno creduto fino alla fine. Sanga Milano che va a prendere l'applauso della curva. Noi ci risentiamo tra qualche minuto per le interviste del post partita. Ci auguriamo di avere i nostri microfoni coach Franz Pinotti e naturalmente anche almeno un rappresentante della squadra di Torino, e ci vediamo, come dicevo, tra qualche minuto per il post gara. A più tardi. Se non fai parte della Sanga Baby Gang, non sei nessuno. Cosa aspetti? Abbonati! Bentornati al Pala Giordani per le interviste del post partita. Grazie a coach Franz Pinotti che è qui con noi nel post gara. Punteggio Milano 60-84, Pyramids Torino. Franz, una partita che pur con il divario tra le due squadre c'è stata fino a metà gara, poi Torino ha cominciato a giocare spingendo forte e Milano
almeno dal nostro tavolo ci è sembrato avesse perso la testa con tantissime palle perse. Abbiamo chiuso a 30 palle perse, che sono direi tantissime. Allora, innanzitutto questa è la squadra più forte del girone in assoluto, per cui non è che dobbiamo nasconderci dietro mille scuse. Loro sono nettamente più forti di noi e probabilmente anche più forte di ogni altra squadra. Ora hanno perso con Geas e non capisco perché noi e Geas giochiamo alla pari, probabilmente hanno trovato una giornata sbagliata. Detto questo, quindi onore agli avversari, noi realmente abbiamo perso la testa nel secondo quarto. A un certo punto abbiamo preso un 15-2 mortale, da che vincevamo eravamo anche 8-2 nel primo quarto, siamo andati sotto 18-14, ma nel secondo abbiamo fatto veramente dei disastri. Abbiamo recuperato qualche punticino sul finire del tempo, ma in realtà eravamo veramente sprofondati. Dopodiché il terzo quarto l'abbiamo giocato più o meno alla pari, considerato che abbiamo preso due bombe da Salvini, abbiamo perso di 4 punti, e l'ultimo quarto, vabbè, ormai c'erano in campo tutti. E è chiaro che noi perdendo 30 palle non possiamo andare da nessuna parte, non solo, ma noi abbiamo preso gli stessi rimbalzi loro, e questo non esiste. Il nostro forte era proprio lavorare dentro l'area, sia in difesa che in attacco, per prendere più rimbalzi, giocare più palloni, e invece è stato l'inverso. E ci hanno preso anche dei rimbalzi in attacco loro, quindi la difesa nostra, che sono stati letali. Niente, secondo me non si è salvato nessuno dei nostri, purtroppo. Cioè, va bene, Giulia Rossi aveva anche problemi, non si è allenata tutta la settimana, ha avuto problemi con influenza, febbre, ma questo non vuol dire nulla. Cioè, le altre non sapevano veramente che pesci pigliare, ma non perché perché noi non gli dicessimo che cosa fare, sapevano esattamente cosa fare e qual era il piano partita, tanto è vero che siamo partiti veramente forte e bene, abbiamo dimostrato che potevamo stare in campo. Dopodiché abbiamo fatto delle scelte individuali, di letture totalmente sbagliate, avevamo molte palle da dare dentro, addirittura con dei mismatch notevoli, non le abbiamo viste, non abbiamo visto la gente libera per tirare, ci siamo intestarditi a andare 1 contro 5, a continuare a palleggiare in mezzo ai piedi e perdevamo la palla, sui loro raddoppi non cercavamo la sponda in nessun modo. Cioè, tutte cose che sappiamo, cioè sappiamo esattamente perché abbiamo perso. Tu parli con le ragazze, ti dicono sì, e poi dopo, vabbè, però voglio dire, per carità di Dio, sbagliamo tutti, sbaglia anche l'allenatore, sbagliano anche le ragazze. Io una cosa mi auguro, che abbiano sbagliato tutte oggi e tutti, anch'io, cioè tutti noi che abbiamo sbagliato oggi, in modo che abbiamo chiuso il capitolo Torino, che tanto non avremmo mai vinto. Se giocassimo 100 volte vincerebbero 100 volte. Adesso però dobbiamo ripartire col nostro campionato da domenica prossima, perché se noi giochiamo così con Selargius la vedo grigia. Dobbiamo proprio cambiare mentalità, tornare a difendere, perché abbiamo preso 84 punti, ma anche in maniera molto semplice, con gente che non scalava neanche, c'era un aiuto e nessuno scalava, non c'erano rotazioni, cioè proprio stavamo a guardare la gente, e questo non può essere assolutamente. Certo che un'altra mano almeno sotto le plance Franz avrebbe potuto darla Guarneri, che però abbiamo visto in panchina, ma è evidentemente infortunata. Sì, io continuo a non capire le scelte di Novara, che evidentemente non sono molto per la ragazza, ma sono scelte egoistiche, e poi finisce così, che la ragazza si fa male, poi noi spendiamo i soldi per curarla e quando è pronta gioca per loro. Io mi sto sinceramente un po' stufando di questa situazione, adesso parlerò anche con gli altri dirigenti e vedremo che cosa fare, però nessuno fa il bene di questa ragazza in questo momento. Lei naturalmente ci serve, non c'è mai, quando c'è concomitanza gioca con Novara, poi ne prendono 20, cioè, quindi realmente non c'è buon senso. Certo che immaginiamo, e poi ti lasciamo andare Franz negli spogliatoi, immaginiamo che per la partita con Selargius, cosa di cui abbiamo parlato un istante fa, preparerai una squadra e una partita con almeno una grinta, una voglia completamente diversa, almeno di quello rispetto a quello che abbiamo visto nella seconda parte della partita. Sicuramente, perché se giochiamo in questo modo con Selargius non c'è storia, e a noi servono assolutamente i 2 punti con Selargius per continuare a sperare al quarto posto. Abbiamo le partite in casa, quelle che contano, soprattutto con Broni, e quindi non possiamo perdere punti in giro. Dobbiamo assolutamente iniziare il nostro campionato da domenica prossima e cercare veramente di avere un atteggiamento mentale completamente diverso da oggi. Allora, grazie coach Franz Pinotti, in bocca al lupo per domenica. Allora, ricordiamo nel frattempo le partite della prossima giornata, che è la seconda del girone di ritorno, con Selargius che se la giocherà con Milano fuori casa, anzi Selargius in casa, poi Genova contro Carugate,
Sesto San Giovanni, GES Sesto San Giovanni contro Alghero e poi Pallacanestro Torino contro OMC Broni, e continua la disperata rincorsa di Milano per puntare a questo quarto posto, per cercare di strappare la pull promozione. Ricordiamo il punteggio di questa sera dopo la partita contro la Pyramids Torino, che vince a Milano e qui al Pala Giordani per 84-60. Non ci sembra ci sia nessuno della squadra piemontese che riesce a raggiungere i nostri microfoni, quindi ci congediamo da tutti i partecipanti qui al Pala Giordani a questa partita e anche agli spettatori di Lombardia Sat che rivedranno questa partita su canale Sky 908. Ringraziamo gli sponsor del Sanga Milano, con in testa il Ponte Casadaste, poi Coca-Cola, Qualilia, Oxo e anche ovviamente tutti gli altri, Solo Pizza, tutti gli altri che partecipano al nuovo progetto del Sanga Milano. Un particolare ringraziamento a tutti coloro che insieme a me hanno contribuito a questa registrazione. Ricordiamo alla parte tecnica magistralmente seguita come sempre Matteo Rigoni, poi con me in cabina di commento l'ottimo Giovanni De Rosa, rientrato dopo l'assenza della scorsa settimana, che ritroveremo naturalmente alla prossima partita qui al Pala Giordani. E poi un ringraziamento, come abbiamo detto all'inizio, particolare anche al team manager Max Vigiani e Marco Taminelli, responsabile comunicazione del Sanga Milano, che hanno permesso di realizzare queste riprese. Ancora un saluto e un ringraziamento anche da parte di Walter Negroni.